25 giugno 1989, il Lecce di Carlo Mazzone, di Barbas e di Pasculli batte il Toro per 3-1 e lo condanna dopo 39 anni alla Serie B. 11 anni dopo, nello stesso stadio, in oltre 30.000 sperano che anche nel calcio corsi e ricorsi facciano la storia. Ma ci sono anche 1.000 granata a fare gli scongiuri. Anche stavolta a Lecce basterebbe il pari, ma il primo quarto d'ora dimostra che i padroni di casa puntano al bottino pieno. Almeno uno dei 3 rigori reclamati da Lecce potrebbe innescare la festa. Ma c'è da fare i conti anche con l'ormai collaudato centravanti aggiunto del Toro, Galante. Sono collaudate anche le punizioni dello svizzero Sesa. In apertura di ripresa Bucci non può che disperarsi. La stessa cosa poco dopo fa Alberto Cavasì, non tanto perché Lucarelli non chiude la partita, quanto perché l'ingenuità di Pivotto e la severità di Collina la riaprono. Implacabile e ferrante dal dischetto quanto Cavasì, appena espulso per proteste, dalla tribuna. Ma per il Toro è fatale che resti in campo con Ticchio, uno che ha il vizietto del gol pesante, pesantissimo oltre che bellissimo, quello che ad un quarto d'ora dal termine sigilla salvezza leccese e dannazione granata, come 11 anni fa. Ho sempre sognato di salvarmi, questo sì, fin dal primo giorno. È stata la nostra forza, una forza anche un po' di incoscienza. Però vedevo troppo sicuri i miei dirigenti, il mio direttore sportivo, e la gente subito ha cominciato a seguirci con amore, quindi è stato sempre di conforto durante l'anno questo, il contesto in cui io ho lavorato, e devo dire grazie a chi mi ha permesso di ottenere questo risultato e questo bel giorno. Se dovessi individuare una cosa più di altre vi ha contribuito a questo risultato, qual è stata? La serietà professionale. Di tutto il gruppo? Sì, di chi ci ha scelto e poi noi che abbiamo continuato a lavorare. Una squadra che anche in questi ultimi frangenti, dove qualcuno ha cercato di mischiare le carte, non ci ha mai cambiato la nostra linea. Siamo sempre rimasti coerenti, ci siamo sempre detti, cerchiamo di lavorare, lavoriamo, applichiamoci secondo quello che è il nostro lavoro, e tutto il resto non serve a niente. Si riparte da Cavasini, Presidente, vero? Certo, si riparte da Cavasini, che abbiamo confermato per altri 2 anni già da qualche mese. Mi pare che sia l'uomo giusto, perché ripeto con lui che squadre come la nostra possono combattere soltanto con l'aggressività, con il coltello fra i denti, con la rabbia di giocare, di vincere. E poi devo dire, man mano che andiamo avanti si può costruire forse qualcosa di più strutturato.